ma Giammolino, uno fa una telefonata quando ci serve e pava telefono, bollette, tasse, contratasse, con un nudo di caino per davvero. E ora non funziona il telefono. Ma chi è giusto? E ora ci chiama, no, come si chiama? Che ora cangiamo, telecom siete fotti i soldi. E ce ne con quattro, ma quattro, chi è nuovo? Che non muoveva, paro 187 che sto a fare ora. Ma che sto dicendo? 187, attendere prego. Ah, signorina, io volessi... Attendere, prego. Sì, ma io volessi passato. Attendere, prego. Yeah, ma come fa a parare? Attendere, signorina, prego. Signorina, io non mi stai muovendo. Attendere, prego. Che sarà assurdo, non sono detto. Attendere, prego. Sto aspettando, non dubito, che ora devi venire. Attendere, prego. Ah, basta. Attendere, prego. Yeah. Attendere, prego. Siamo in attesa di passarvi un nostro operatore. Che sta dicendo? Che proprio com'era? Pronto? Otto. Signor, chi è questo? Mascolo, film? Attendere, prego. Eh sì, ma io sono qua che stai aspettando. Attendere, prego. Ma quando ci vuole? Attendere, prego. Io vado a chiuso, c'è più una cosa. Attendere, prego. Senta, io attendo, ma è mezz'ora che sogno qua. Siete collegati col nostro operatore Ciccio Inchiaiato. E vediamo se non ha conto chiuso. Momentaneamente assente. Comunichiamo ai nostri utenti che la Telecom offre 3 telefonini al prezzo di 2 solo per i sordomuti. Sì, ma chi mi interessa, signorina, mi ha detto cosa? Io ce l'ho il telefono. Bravo, attendere prego. Me lo dovete attaccare, che non funziona. Attendere prego. E la bolletta è appavata. Bravo, cretino, c'è un'offerta per te. Ma quale offerta? Che stiamo accettando a mercato, cara? Attenzione, prego, comunicato importante. Ma che ci mettono apposta per fare i sciamolini che stiamo, per fare il paninetto, va. Dovete reclamare? Chiamate il 187. Chi è tu che l'ho chiamato? Richiamate. Attendere, prego. Ma un'altra volta attendere. In che radio si è rumato? Io sulla musica che mancava. Oh. Signorina! Mi sento o non mi sente? Hai a fare, voce per davvero! Oh! Signorina! In che radio si è rumato? Informiamo che il nostro operatore 2001 è in bagno. È in bagno. Oh, bagno! Ma che mi vuole? La giacchiera di mattina ho chiesto, sennò no, quando travaglia. L'operatore 2002 è andato al sì. Bar. Al bar. O bar? Sì. O bar, signore. Sì. Perciò, uno aspetta a casa e se ne va a bar, povera da. Ma come potevamo andare avanti? E altro che ti peggio. Caccio, volesse San Pietro, che sto roba, tutto cose. Meglio. E mi piace che arrivo in tasse della munizia, di ligi, di figli, di lotti, lave, spuglia, isciuga. Bastardi. Uno sopra un altro. Abbi pazienza. Chi è che vuole lei? Attendere, prego. Ah, ancora attendere? Ah, lei usava che sogno qua. Sì. Ah, ora vecchio, come mi sono ungiato, signorina. Lei fosse continentale, non tanto ne capisci il nostro dialetto. Ora ce ne dico quattro, ricchino e bella, paesana. E lei ha fatto andare russa. A chi vi pare che mi hai ammalato di fegato qua io? Scusate per il ritardo, il nostro operatore è arrivato. Ah, quale scusa, scusi. Attendere, prego. Non ci dai qui il filo, così noi non paramo qui. Non lo tagli. No, ce lo tagli, perché io fino a questo momento sono stato intellettuale e non l'avevo anniato. La prego, non lo tagli. No, manco su lei, ma... La prego, non lo tagli. Manco su me la taglia, Alinea. La prego, non lo tagli. Quando sono disgraziato, ora mi sta pregando, vedi? Sì, la prego. Certo, chiamo il suo comodo. La prego, non lo tagli, non sì, lo tagli. Sì, sì, ora vecchio, vedo anche il filo e vaffanculo tutta parte, che è una madonata che sogno qua. Buongiorno, qui funzionario 2000, desidera... Un babbo d'osoro. Ma perché chi di d'osoro non è meglio? La mattinata telefono qua, tutti chiamoniti. Ma chi è chiamo? Chi chiamoniti? Dopo una mattinata che hai perduto col telefono. E allora? Col telefono papato. Chi chiamoniti? Ragioniere la tocca. Chi è? Ma lo sai chi sono io? Chi è? Ma lo sai chi sono io? Ma chi è lei? Un ragioniere la tocca. Che cazzo se ne fotte? Spatti. E ora da denunzio. Ora faccio un concorso ricorso o ministro degli interni, esterni, quaderni, pennenti, fidenti e pozza che ti viene una parola sinterente e così non mangi più niente, mangia pane e salimenti e fichi rima che è battilente. Oh no!